Dio in effetti ci crea per l'eternità. Tutti i popoli dell'Antichità dell hanno avuto sempre un'attenzione particolare per i defunti, per la sepoltura dei defunti. Basta citare soltanto le piramidi d'Egitto, che non sono altro che delle grandi, maestose tombe per i re, le regine. E per i personaggi in un certo senso di rispetto. E queste trombe sono con le pareti affrescate. Vi, so, vi si trova tutto, tutto ciò che può essere utile nell'altra vita, anche il libro di come muoversi nell'aldilà. Ora, questo è il popolo pagano. Noi, come cristiani, cosa diciamo? del dopomorte. Ecco, noi abbiamo la fede che ci dice che la vita non finisce con la morte. Noi siamo sicuri che il corpo muore, ma l'anima, lo spirito, no. È in attesa della risurrezione. E quindi allora la sopravvivenza dell'anima al corpo e la felicità data da Dio in ricompensa delle opere buone, la risurrezione dello spirito e del corpo in Cristo Gesù. Il purgatorio è una pia invenzione. Le anime che all'istante della morte si trovano con peccati veniali o con pene temporali vanno nel purgatorio. Questo è di fede. La Sacra Scrittura non parla esplicitamente del purgatorio, ma contiene testi che, ci fanno, che fanno riferimento molto chiaro. Abbiamo l'episodio del, del libro dei Maccabei, che all'intomani della vittoria in battaglia, i, i soldati ebrei che sono lì sul campo che sono morti vengono trovati su questi soldati degli oggetti pagani che saccheggiati dopo la battaglia e quindi viene attribuita a questo sacrilegio la morte e fanno una raccolta di offerte, di soldi, di lagme e vengono mandate a Gerusalemme perché lì si possa compiere un sacrificio per i defunti, per tutti questi soldati trovati in questa situazione e che hanno affrontato la morte. E quindi mandano questa colletta e questa cosa ci dice? La forte fede che il, il popolo ebreo ha per la sussistenza, per la permanenza nell'altra vita dello spirito, mentre il corpo rimane sulla terra. Il concilio di Trento affermò la dottrina del purgatorio. La pena temporale dovuta per i peccati commessi si deve scontare o su questa terra o nell'altra vita, nel purgatorio. La Santa Messa si può offrire al Signore in favore dei defunti per la purificazione. Le anime che sono in uno stato di purificazione possono essere aiutate dai fedeli mediante preghiere, sofferenze e opere di carità. Il Padre Pio ha un bellissimo componimento scolastico che parla del del giorno dei defunti del 2 novembre e di una delicatezza straordinaria ma che praticamente riporta le usanze devote del popolo di pietrelcina e racconta quello che lui vive nella mestizia nel raccoglimento e nella preghiera e quanto di meno noi possiamo fare in suffragio delle anime del purgatorio